Ciao a tutti ragazzi, io sono Tony e questo è Tony's Mind. Qui su YouTube si parla spesso di attrezzatura per fare video e in questo caso si prendono sempre in considerazione la camera, lo slider, i microfoni, tutta roba figa insomma. Però si sottovaluta spesso un accessorio che può tornare utile soprattutto quando si vuole fare un determinato genere di video che non lascia spazio all'improvvisazione, oppure si vuole tenere un tono formale e professionale. Sto parlando del teleprompter, ovvero il gobbo virtuale. Avete presente quando nel campo della televisione si vede uno schermo grande con le scritte a caratteri cubitali che vengono lette dai conduttori? Loro continuano a guardare e leggere le scritte che scorrono e contemporaneamente stanno rivolgendo lo sguardo all'obiettivo. Ma cos'è esattamente? Altro non è che un display che riflette su un vetro trasparente posto davanti alla lente della camera. Solitamente questi apparecchi costano migliaia di euro perché comprendono uno schermo di notevoli dimensioni, vetri di qualità, ma poiché tutti hanno iniziato a fare video da casa con camere più o meno piccole e mini set casalinghi, le aziende si sono spostate verso questo settore, cercando di abbassare il prezzo di questo strumento, grazie anche al fatto che le persone possono utilizzare i propri device al posto di uno schermo dedicato e riducendo anche la qualità dei materiali costruttivi. Avevo molta curiosità di provarlo, così ho contattato varie aziende e ho avuto risposta positiva di due. Così porterò due video al canale con teleprompter economici ma ottimi da utilizzare. Il teleprompter che vediamo e che sto utilizzando anche adesso è costituito da materiali economici, anche perché è davvero il più economico del mercato. Composto da due lastre di plastica opaca e una lastra di vetro così sottile che quasi si piega in due, è davvero facile da montare. È presente tutto l'occorrente in confezione comunque. I materiali non sono pregiati o di qualità, diciamo appena sufficienti, però perfetti per lo scopo. Dopo meno di 10 minuti di montaggio, basta semplicemente posizionare il teleprompter su un cavalletto. Infatti la nota positiva è la presenza della vite standard dedicata, per cui non servirà un cavalletto apposito. Bensì potremo usare lo stesso della camera, che verrà invece posta qui dietro. Adesso serve solamente un'applicazione che conterrà lo script e lo farà riflettere sul vetro e il gioco sarà fatto. Dopo aver provato diverse app, quella che ho deciso di usare è questa. È gratuita, comoda e facile da configurare. Svolge bene tutte le azioni basilari come la regolazione della velocità, la dimensione dei caratteri, il colore e soprattutto la funzione specchio, che ci permetterà di utilizzarla con il teleprompter. Quindi, dopo aver fatto tutto ciò, possiamo posizionare il telefono e iniziare a registrare. Ma è davvero così utile? Allora, se lo si usa bene, credo che sia uno strumento opzionale nel caso in cui non si riesca ad avere quella scioglievolezza, ma si può dire scioglievolezza? Quella disinvoltura di parlare davanti alla camera facendo un discorso lineare, pulito, senza sorprese, soprattutto all'inizio quando non è facile parlare davanti alla telecamera o non si riesce a trovare la concentrazione, visto che comunque stiamo parlando davanti a un obiettivo e all'inizio fa davvero tanto strano. Quindi, se non volete sbagliare un colpo o non volete memorizzare minuziose informazioni tecniche o volete fare semplicemente un video più pacato e professionale, esiste questa possibilità. In questo caso, il produttore mi ha dato un codice sconto di 10 euro che metto qui sotto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto o che vi sia stato utile in qualche modo. Mettete like, condividete e iscrivetevi al canale. Io sono Tony e noi ci vediamo molto presto.